Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Horizon. Oggi sono su un episodio extra. Oggi vi parlerò un po' della farm, delle missioni secondarie. Che praticamente queste missioni secondarie ti aiutano a salire molto di livello. Come sto facendo io, non sto facendo nulla della missione primaria, sto facendo solo secondarie. E così almeno riesco a aumentare il livello, avere più abilità e fare più facilmente la storia. Poi un'altra cosa che ci aiuterà a fare la nostra storia in modo semplice sarà completare i calderoni. Qui siamo arrivati al mio ultimo calderone. Praticamente in questi calderoni sono dei, diciamo, dei laboratori dove creano le macchine e ci permetteranno di controllare nuove macchine. È utile perché oltre a controllare solamente gli sfigati come il cavallo o qualcos'altro, potremmo riuscire a controllare molti altri mostri molto più forti. Oggi insieme a voi affronterò il mio ultimo calderone e poi piano piano verso la fine del video vi farò vedere dove si trovano gli altri calderoni e dove si trova questo. Come vi stavo dicendo ragazzi, dobbiamo evitare di lasciarci le penne. Sono appena morto cercando di entrare perché mi sono avvicinato all'entrata, ma dall'entrata non si entrava. Quindi non capisco se c'è un passaggio segreto o cosa, perché là l'entrata è chiusa. Dovrei distrarre le macchine. Vediamo se questi salsi riescono a distrarle. Sì, andateli a vedere, però è fuori dai papaveri. Merda. Ecco, come non detto. Vai, arrampicati. Ci siamo di nuovo. Mica che cagotto quei colci lì. Oh. Ma vuoi morire tu, benedetta? Ok. Mi sa che l'entrata era qua sopra, ragazzi. Credo. Sì, esatto. L'entrata dell'ultimo calderone è trollata. Non è quella là gigante, ma è... Dai, cavalluccio, mi è dispiaciuto, è stato bello. Il mio cavalluccio è là a crepare mentre io vado. Vabbè, ha fatto il suo lavoro. E entriamo in questo ultimo calderone. Praticamente dentro, ragazzi, ci sono 4 calderoni. E il primo è l'entrata facile, che vi farò vedere dopo dove si trova. Però è tipo verso la zona dove iniziate il gioco. E appena entrate c'è subito la porta, di lì si entra diretti. Il secondo, nell'ordine in cui sono andato io, l'entrata è sottoterra. Il terzo è stato conquistato dagli esseri umani, quindi ci sono, come si chiama, dentro gli assassini. E poi troverete anche le macchine, però è diverso rispetto a questi che sono solo composti da macchine. Però l'ho trovato più facile quello lì, con solo umani, rispetto a quello solo macchine. Poi dipende dai punti di vista. Quello era il terzo e questo è l'ultimo, il quarto, che si trova in mezzo alle montagne. Praticamente il primo dove abbiamo iniziato, il secondo è per andare verso la meridiana, lì il villaggio di mezzogiorno, come stracazzo si chiama. Il terzo, come ho fatto io nell'ordine, è nella giungla, proprio a sud 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 della mappa, della parte dove sta la giungla. E poi questo invece si trova a nord nord nord, cioè dalla parte opposta della giungla. Io sono arrivato fino alla giungla per poi arrivare dall'altra parte, qui dove cacchio devo andare. Oh, diretti, questa qua deve essere la stanza del boss. Quindi sembra piuttosto veloce questo, speriamo. E vi dicevo, nella giungla questo qua è opposto, completamente opposto. E nel primo come boss troverete, perché ci sono dei boss alla fine, prima di imparare a, diciamo, a controllare le nuove macchine,
Che sarà tipo quella zecca gigante con la benzina sulla schiena che vi sputa fiamme. Con due o tre vedette. Poi nel secondo, sempre nell'ordine in cui ho fatto io, sarà un celermorso, o meglio il coccodrillo, così tutti capiscono. E un giaguaro che rompe davvero le balle. Non so come si chiama, non è il cefalodonte lì, come cazzo si chiama, ma l'altro, un po' più armato. Nel terzo, dove ci stanno gli umani, prima ci sono i vabbè, gli umani, quelli col mitra. E poi, quando attivate la colonna dove memorizzate i dati per il controllo delle macchine, troverete un altro leopardo, gappardo, quel cazzo Quella cosa è che immensa e costruita apposta per combattere. è. E niente. E nell'ultimo c'è sto cazzo di coso abnorme, livello 27. Divoratuono. Ecco perché era così facile arrivare qua. Ora ragazzi la vedo veramente grigia, analizziamolo. Vulnerabile a penetrazione. La cosa là che ha sopra, tutto a penetrazione. Ho visto qualcosa. Vabbè. Ah, come al solito ragazzi ci saranno due sentinelle che gireranno intorno. Che non è che dan fastidio, perché questo qua ti ammazzi anche subito. Ma poi, quando attivi la sfida, diciamo, col La casa è boss, finita. Inizia la battaglia. quando inizierete la battaglia col boss, ne arriveranno altri. Io voglio ammazzare sta sentinella, se no quando inizio a combattere con il dinosauro lì sono finito. Già arriveranno gli aiuti, allora carichiamo a paletta tutte le armi, tutte le munizioni. Usiamola. Ho comprato un arco da caccia mega power che non so. Che praticamente con questa freccia viola lo smonto completamente. Cioè non è che lo smembro, è qualcosa di più. Lo lascio completamente ignudo come mamma l'ha fatto. Così posso colpire le parti vitali più facilmente. Così ragazzi, dopo questo dovrei riuscire a controllare tutte le macchine. Questo qua è stato davvero corto come calderone, mentre gli altri ragazzi sono un pezzettino più lunghi, ma roba di quarto d'ora, 20 minuti, non di ore, non preoccupatevi. Dai, iniziamo questa sfida. Adesso vedete, libero il mega super tuono lì spaziale. C'ho il cagotto solamente a vederlo. Veramente è una cosa immensa. Oh cribbio! Quanto cazzo è grosso! Non so neanche dove lo tirate quelle frecce. Oh mio Dio! Che cazzo è? Aiuto, aiuto, aiuto! Mamma mia! Cos'è l'attacco alieno? Oh mio Dio, ma che cazzo è? La macchina da combattimento quello! Curiamoci un attimo che se questo qua mi prende mi stupra. Ma che cazzo fai? Testa di minchia! Gli dico di raccogliere i funghi, si mette a giocare con l'overdrive. Mamma mia, vai via. Ah, aiuto. Devo trovare il momento per spararti. Vabbè. Sì, vabbè, è immenso. Vabbè, mi incastro. Sta zoccola che si incastra con tutto. Ah ma ecco, mi sono dimenticato che io la trappola per bloccarlo. Mancato. Cioè,
faccio come danno, ragazzi. E vabbè. Mio Dio. Userò praticamente tutto ciò che ho per ucciderlo. Niente gli faccio, ho bisogno di più danni. Voglio nudo, cioè io lo lascio nudo, ragazzi. Guardate com'è nudo. Però c'è il problema che se gli tolgo tutte le armi, questo qua mi incarica e basta. Oh! Devo rubargli le armi, ragazzi, per ucciderlo devo rubargli le armi. Dove sono le cure? Mamma mia, sempre le ultime. Come vuoi che sia. Mamma mia. Mirare alla faccia, mi serve quel... Ma dove rotoli? Oh mio Dio. Sì, non si capisce un cazzo. Ho bisogno di un mitra. Lancia, prendilo, Gesù mio. Figa che ritardata, oh. Ragazzi, mi sto incazzando, veramente. Perché uno è difficile. Due, questa rincoglionita mi va vicino alle armi e non le raccoglie. Sta lì vicino a... Ma basta incastrarmi, Gesù mio. Ma basta! Ragazzi, veramente io poi mi altero. Diventa una cosa... Ok, io ho staccato il lanciamissili. Serve la... staccagli l'altro lanciamissili. È a metà vita, ragazzi, ce la posso fare. Oh, Cribbio! Cribbio. Devo andare... Vabbè, dai, oh. Beccati i tuoi dischi, bastardo. Soffri, soffri. Ok, basta, ho finito. Curati. Ma che... Voglio i funghi. Non me li fa raccogliere, cazzo. Mamma mia, che palle. Curati, dai, corri, zoccola. Mi
servono altre delle sue armi. E funghi. E funghi. Preso. Mamma mia. Dove sono le sue armi di questo Godzilla? Io gli ho fatto una palata di danno. Ah, eccola là. Devo immobilizzarlo e prenderla. È quasi morto, ragazzi, non posso morire adesso. Lancio le frecce più potenti che ho addosso a lui, a caso però. In faccia. Dai. Se la piantasse di girarsi sono... Vabbè. Sì, ragazzi, sì. Ce l'ho fatta. Mamma mia, che battaglia. Che battaglia, ragazzi. Stavo anche sclerando come un dannato. Mamma mia, che fatica. Ho usato di tutto. Di tutto per ucciderlo. Alla fine ho capito che la tecnica migliore è smontarlo, prendere i pezzi. Oh. Mamma mia, mi sembrava fin troppo corto sto coso. Ma perché questi funghi? Poi io mi incazzo come una biscia quando non riesco. Tipo qua che quando volevo raccogliere i fiori non me li raccoglieva, i funghi, quelli dell'Olanda, così. Non riusciva, madonna che nervoso. Perché c'avevo l'ansia addosso di morire che non c'ho voglia di rifare. E quindi... Ah, che agonia. Mi chiedo scusa se mi sono incazzato anche pesantemente. Ho raccolto cosa? Una coda gigante, se l'è messa in tasca. Ok, raccogliamo. Mamma mia, quanta folgore lascio in giro quello là. Ma questo funziona. Ce la faccio. Perché prima mi è successo questo, non so cosa ho fatto. Ah, niente. Lo fa solo per divertimento. Raccogliamo la super coda. Super, un altro pezzo enorme. Mamma mia, che fatica, ragazzi. Spero che mi dia qualcosa di figo. Io ho battuto un... Ecco qua. Bobina lacerazione più 38%. Tessuto resistenza. Modifica. Cuore di divoratuono. Mamma mia, quante cose. Prendi tutto. E ci credo che mi ha dato tutte queste cose. Io ho battuto Godzilla, veramente. Che combattimento, ragazzi. Che sclero. Comunque adesso vi farò vedere gli ultimi pezzi che ci sono. Dove si trovano le varie sedi, diciamo, della...
dei calderoni, dove potrete praticamente imparare a controllare le altre macchine. Adesso vi farò vedere che ho, vabbè, ho preso esperienza, appunto, abilità e menate varie. Adesso mi farà vedere quali mostri potrò controllare. Come vedete li ho tutti e 5. Dovrei controllare tutti, riuscire a controllare tutti, allora, i tipi di macchina. Efesto è la causa dell'intrusione. Ecco di anche il trofeo calderone. Di tutti i nuclei. Sta costringendo i calderoni a creare macchine aggressive, sempre più letali. Anno dopo anno. Perché? Queste cose. E cosa? O chi è Efesto? Ho vinto quanti trofei, un ragazzi? Un mistero si aggiunge alla lista. Adesso devo passare quel posto lì di giù, di pazzi. Comunque, guardiamo sulla mappa, parte ste menate. Allora, io mi trovo esattamente qua a nord, come potete vedere, in mezzo alle montagne, che è l'ultimo. Quello più semplice si trova qui, ecco, il Sigma. Voi inizierete la storia qua, quindi appena qua in alto troverete il primo calderone. Il secondo calderone che ho fatto io in ordine è questo, il calderone Ro, che è praticamente a metà tra Meridiana, che è questa qui, e la vostra città di origine, e si trova qua in mezzo alle montagne. L'altro si trova qui a sud, in mezzo, eccolo qua, il calderone 11, in mezzo alla giungla, proprio a sud. E come vi ho fatto vedere prima, io sono completamente a nord. Per sbloccare tutta la mappa così come ho fatto io, basterà trovare tutti i Collo Lungo, che il primo lo troverete all'inizio della vostra storia, che è qua, che è quello che ci passerete per forza vicino, perché voi appena uscite dalle mura lo trovate. L'altro, fatemi ricordare, si trova qui a nord, eccolo qua, delle acque rosse, che vi sbloccherà tutta l'area nord. Ce ne dovrebbe essere uno qui, esattamente, eccolo qua, un altro Collo Lungo qui a nord, quindi due sono a nord. E poi ci sarà un altro Collo Lungo che è qui, che vi sbloccherà la giungla. Così come me potrete vedere tutta la bellissima mappa, senza la nebbia e robe varie. Ragazzi, io vi saluto qui. Spero che questo video sia utile per il vostro farming e per il vostro controllo delle macchine. Ragazzi, questo episodio extra vi saluto e ci vediamo sul prossimo video.